Si è conclusa a Sassano la sessione della vacanza del sorriso dinamica, che ha visto decine di bambini e ragazzi affetti da patologie onco-ematologiche e le loro rispettive famiglie ospitati nel Vallo di Diano. L'appuntamento conclusivo con la festa dell'arrivederci si è svolto a Sassano, dove non sono mancati la cena di gala, canti, balli e saluti istituzionali. Oltre all'amministrazione comunale di Sassano, con in prima fila l'assessore Mario Trotta, e a Rosa Elefante, vicepresidente della Banca del Cilento, Sassano e Vallo di Diano e della Lucania, in rappresentanza anche della Fondazione Grande Lucania Onlus, all'evento di Sassano hanno preso parte diverse associazioni locali. Quello valdianese è tradizionalmente uno degli appuntamenti più sentiti tra quelli che vedono protagonisti la Vacanza del Sorriso, l'ormai consolidata manifestazione di solidarietà che ha il fine di ospitare nel Cilento, nel Vallo di Diano e negli Alburni le famiglie che vedono i loro giovani combattere le patologie onco-ematologiche. Il soggiorno è stato offerto nella formula pensione completa e nel corso dei giorni si sono alternate nei diversi comuni del Vallo di Diano attività culturali, ludiche, ricreative ed escursionistiche svolte di mattina e di pomeriggio, ma anche intrattenimenti teatrali e musicali e percorsi enogastronomici. Missione dunque compiuta per la gara di solidarietà che ha visto protagonisti tutti i comuni valdianesi: Atena Lucana, Buonabitacolo, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano, Padula, Pertosa, Polla, Sala Consilina, San Rufo, Sant'Arsenio, San Pietro Altanagro, Sassano e Teggiano. Le famiglie costrette a convivere tutto l'anno con gravi problemi di salute dei loro figli hanno potuto trascorrere un periodo diverso all'insegna del relax, della spensieratezza e dell'amicizia.